Buonasera e bentornati a una nuova edizione di Municipio X alla Seconda, il nostro speciale dedicato alle elezioni milanesi. Io sono Francesca Cutrone e questa sera insieme a me abbiamo i candidati alla presidenza del Municipio 2. Ve li presento e poi insieme guardiamo una piccola scheda, una rappresentazione veloce per conoscerli meglio. Con me Simone Locatelli e Luca Lepore. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie per essere qui con noi. Adesso io vi leggo brevemente la loro presentazione, intanto mandiamo la grafica. Partiamo da Simone Locatelli. Simone Locatelli ci dice da che parte sta: centrosinistra, abita a Precotto, adora andare in bici, non sopporta il caffè americano. Luca Lepore invece risponde che da che parte sta, di chi ha bisogno, abita a Milano, adora capire il mondo e non sopporta gli incoerenti. Questa è una breve rappresentazione dei vostri candidati, ma conosciamoli meglio insieme e guardiamo quello che è il loro punto di vista. Prima vi ricordo le regole, abbiamo sempre 30 minuti e 4 blocchi tematici, 6 minuti per ogni blocco tematico, 3 minuti di parola a ciascuno dei nostri candidati. Avete poi a disposizione 2 minuti ciascuno per diritto di replica. Partiamo secondo il nostro sorteggio da Simone Locatelli. Il tema del nostro blocco 1 è mobilità, come potete vedere dalla grafica. Io do il via al tempo, ai tuoi 3 minuti e al gong dovrei fermarti. Via. Grazie e innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. Grazie quindi dell'invito e della possibilità del confronto. Il tema della mobilità è un tema molto importante per la città di Milano, in particolare per il nostro municipio. Penso che quando si parla di mobilità, prima di parlare di ciclabili, di auto, bisogna capire che le strade sono percorse da tanti utenti diversi e la priorità deve essere tutelare gli utenti deboli, a partire dai pedoni, dai bambini quando escono da scuola. Questa deve essere innanzitutto la priorità. Quindi penso che si debba lavorare, un po' come si è fatto già in questi anni, per far sì che i percorsi bene all'interno dei quartieri e lungo le strade possono essere i più sicuri possibili e soprattutto possono essere aperti a tutte le varie utenze. Penso quindi alla necessità di intervenire all'esterno delle scuole per realizzare delle cosiddette scuole car free, quindi far sì che in ingresso e in uscita dalle scuole i bambini possano uscire senza avere l'ansia di dover rimanere solo sul marciapiede, ma potersi muovere liberamente. Penso alla necessità di realizzare anche maggiori zone 30, cioè delle strade in cui gli utenti si possono muovere in sicurezza all'interno delle strade e facendo sì che le auto possano viaggiare a una velocità ridotta, ci possano essere adeguati spazi per tutti quanti. E penso anche alla necessità di insistere sulla cosiddetta mobilità sostenibile, quindi incentivare anche i percorsi ciclabili. Questo anche per una questione di necessità. A Milano è frequentato, oltre che dagli abitanti, anche da un sacco di persone che arrivano a Milano da fuori città, per questioni di lavoro, per diverse necessità. Penso che a queste persone si debba dare la possibilità di muoversi in città con mezzi alternativi all'auto privata, che non è da condannare in assoluto, in alcuni casi serve, però bisogna far sì che l'auto privata possa essere sempre meno utilizzata, perché lo spazio in città è quello che è. Quindi un altro tema su cui dover lavorare sarà quello del potenziamento del trasporto pubblico. In questo ultimo periodo il trasporto pubblico non può essere utilizzato al 100%, però l'amministrazione dovrà continuare e noi come municipio sicuramente continueremo per potenziare il trasporto pubblico, per renderlo effettivamente alternativo all'auto privata e possa essere a tutti gli effetti competitivo, quindi con percorsi riservati e anche su alcune linee di forza con il preferenziamento semaforico, quindi dare la precedenza al trasporto pubblico su alcune linee principali. Ah, la ringrazio anche perché siamo stati di poco sotto il nostro gong e siamo pronti così per parlare altri 3 minuti e concludere così con Luca Lepore, il blocco 1. Via al tema mobilità. Allora, buonasera a tutti e a tutte. È evidente che il tema della mobilità, in particolare sostenibile, sia nell'agenda di tutto il mondo e quindi anche della nostra amministrazione. Però dobbiamo essere coerenti e corretti nel riportare quali scelte l'amministrazione comunale ha messo in campo. Sostenere la mobilità, in particolare quella sostenibile, significa incentivare
in tutte le possibilità e nelle varie forme la mobilità pubblica, il trasporto pubblico, per diminuire il traffico e la congestione del trasporto privato. Ecco, io in 10 anni ho visto solo una cosa, da un punto di vista tecnico e finanziario. Il biglietto del tram da 1 euro è passato a 2 euro. La metropolitana 4, che doveva essere inaugurata sull'Expo, è ancora in essere nella progettazione definitiva degli ultimi sistemazioni superficiali e l'apertura è ancora da doversi realizzare, ma l'Expo mi pare che sia da qualche anno terminata. Allora, c'è un gap nella nostra città. Parlare di mobilità significa lasciare una città che sia dinamica, fluida, come lo è Milano. Milano si sposta non si misura in chilometri, si misura in minuti, si misura in tempo. Milano è una città che si muove giorno e notte. E a questo punto ritengo folle alcune scelte fatte da un punto di vista politico sulla demagogia. Noi ci troviamo delle ciclabili disegnate per terra che non garantiscono le condizioni di sicurezza e una corretta utilizzazione degli spazi. Il pedone esce di casa, si trova la ciclabile, dopo 1 metro un passo carraio, poi si trova le auto, poi si trova una transenna, praticamente una giungla. Ci sono vie dove la mobilità è stata ridotta a 15-30 km all'ora, mentre si trovano i monopattini che sfrecciano a velocità decisamente superiore. Servono delle regole, servono delle competenze, delle capacità che io in questa città non ho visto, ma lo dico non da politico, da padre di famiglia. Se ai miei figli cerco di dare delle regole, educazioni, sapere come devono socializzare insieme alla scuola, creare la socializzazione che porta a essere adulti nella nostra società. Qua io vedo una schizofrenia ideologica che vuole cercare di mettere in relazione le diverse componenti della città a diverse velocità, creando un minestrone. Ecco, ci vorrebbe maggiore attenzione nella programmazione. E se parliamo di mobilità, io ritengo che le infrastrutture pubbliche, in particolare la cosiddetta Circonline, cioè il grande progetto che deve fare una linea di trasporto pubblico locale intorno alla città, venga realizzata al più presto, perché oggi passare da est a ovest è un'impresa. La ringrazio, il gong ha suonato, concludiamo così il primo blocco. Possiamo utilizzare il bonus, quindi do al nostro candidato 1 minuto di tempo per rispondere, sempre parlando di mobilità. Sì, grazie. Ho sentito parlare di mobilità, di trasporto pubblico, ma certo che abbiamo aumentato il costo del biglietto da 1 a 2 euro. È vero, era una misura necessaria, perché purtroppo i trasferimenti per sostenere il trasporto pubblico al Comune di Milano sono in costante calo, ma a fronte dell'aumento del biglietto abbiamo visto in realtà un aumento considerevole sia dell'offerta di trasporto pubblico sia di utenti che usufruiscono del trasporto pubblico, in particolare degli abbonamenti. Si sono fatte diversi sconti a diverse categorie fragili che magari non potevano permettersi di pagare l'abbonamento, quindi questa attenzione c'è stata, ma soprattutto si è visto veramente un grandissimo aumento di persone che usano quotidianamente il trasporto pubblico, così come con le politiche messe in campo dall'amministrazione comunale è aumentato tantissimo il numero di utenti che si muovono quotidianamente in bici all'interno della città, quindi su questa strada dobbiamo continuare. Ringrazio, devo chiedere però anche a lei se vuole utilizzare il bonus ora, altrimenti andiamo avanti e così facciamo. Allora guardiamo insieme la grafica, il nostro secondo blocco, parliamo di territorio. Questa volta però tocca al nostro candidato Lepore a partire con i suoi 3 minuti. Grazie, allora parlare di territorio significa molte cose, ma a me la prima che viene in mente sono i nostri quartieri. Abbiamo sentito negli ultimi mesi di avere un'ossessione, diciamo, per le periferie. Io credo che non sia Milano un problema solo di semantica, di denominazione, ma io sono orgoglioso di dire vivo a Milano e quindi vorrei chiamare le periferie con i loro nomi, quelli dei vecchi quartieri, Precotto, Turro, ce ne sono tantissimi, sono vecchi colpi santi assorbiti nella città. Questo perché? Perché Milano è sostanzialmente nel territorio policentrica. E ogni centro ha le sue necessità che sono già definite anche dagli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.
Ricordiamo che Milano è divisa in tantissimi, si chiamano NIL, nuclei di identità locale, un nome strano semplicemente per individuare una piccola parte del territorio, ne abbiamo una decina all'interno del municipio 2, dove sostanzialmente vengono mappati quelli che sono i servizi e le offerte, le farmacie, l'ATS, le biblioteche, in maniera che in una pianificazione locale, anche per andare incontro alla mobilità e di non attraversare la città per ogni servizio, ci siano dei micro quartieri dove abbiano un'autonomia. Questo è un principio universale, condiviso da tutti, destra e sinistra, è la declinazione, l'attuazione. Le risorse economiche servono per questo. Uno degli strumenti che hanno i municipi sono i cosiddetti oneri di urbanizzazione. Costruisci un palazzo, devi dare degli oneri che sono primaria, secondaria, fognature, poi sistemazione verde, parcheggi, realizzare quello che si può. Sono circa 60 milioni di euro quelli che incassa il comune, complessivamente. Ai municipi resta il potere di individuare dove spenderli, ma non sempre questi arrivano, perché vengono monetizzati, cioè incassati e speso per altro. Ecco, vogliamo ridare dignità ai municipi, cioè ai territori, dobbiamo fare questo, a dare ai territori le risorse affinché i servizi necessari che con i cittadini vengono condivisi, vengono richiesti, si possano realizzare. Io faccio un esempio banalissimo, la torre di Via Stresa, un edificio molto alto che ha avuto grande tensione nel quartiere, 2 milioni e 400 mila euro di oneri, il municipio, destra e sinistra, tutti d'accordo, hanno scelto che cosa realizzare, i soldi sono spariti nelle casse, nelle casse del Comune di Milano che li ha monetizzati e delle opere nulla è stato realizzato. Ecco, quando parliamo di territori, se non vogliamo l'ossessione, dobbiamo cercare di dare dignità, anche da un punto di vista semantico, e dignità nel dare le risposte, anche negative, ma quando sono positive, avere la correttezza di realizzare quello che serve. Banalmente, in questo esempio abbiamo chiesto di sistemare anche delle scuole, delle palestre, dei bagni dove i nostri bambini non possono utilizzare correttamente gli spazi. La ringrazio, andiamo avanti così il tempo scorre e passiamo ai nostri 3 minuti per la risposta di Locatelli. Sempre parliamo di territorio. Parlando di territorio, abbiamo sentito tanto parlare di oneri di urbanizzazione e di come questi non vengono gestiti dai municipi. Ci tengo a fare una precisazione che prima non è stata fatta. Il comune non può imporre al privato di utilizzare quegli oneri in un certo modo. Quindi se il privato decide di monetizzare, quindi di versare al Comune di Milano i soldi che deve versare, anziché investirli nelle opere, ecco, questo lo decide il privato, non è una responsabilità del comune. E purtroppo su Via Stresa è successo quello. Ma parlando di territorio, io vorrei parlare di quello che è il nostro municipio, ovvero il più densamente abitato. Abbiamo pochi spazi verdi, abbiamo pochi spazi pubblici dedicati e utilizzati dalle persone e questo è un grosso tema. Penso che una delle sfide che abbiamo davanti, su cui vorrò lavorare, sarà quello di recuperare, di rendere fruibile il maggior spazio pubblico per le persone, il che vuol dire realizzare nuove piazze, anche dove oggi le piazze non ci sono, sono un po' da immaginare, ma abbiamo esempi che hanno funzionato molto bene, e vuol dire anche recuperare quelle che sono delle aree verdi demaniali che oggi sono inutilizzate. Qui l'amministrazione comunale in questi anni ha sperimentato con grande successo lo strumento dei patti di collaborazione e prima ancora dei giardini condivisi. Lavorare in questa direzione vuol dire lavorare insieme alle associazioni e ai cittadini che vogliono impegnarsi sul proprio territorio per recuperare delle aree verdi, per tenerle aperte a tutto il quartiere, a tutta la cittadinanza. Su questo c'è ancora molto da poter fare. Abbiamo visto esempi di successi anche molto recenti per recuperare delle aree a Gorla, vicino al parco di Villa Finzi, in cui appunto delle associazioni hanno deciso di recuperare quello spazio, ma ce ne sono ancora molti altri su cui poter lavorare. Questa è una necessità, far sì che il municipio possa avere sempre più aree verdi fruibili da tutta la cittadinanza. Parlando di territorio, secondo me c'è un altro aspetto di cui dobbiamo lavorare, di cui dobbiamo tener conto, e cioè il tema della casa. Nel municipio 2 non ci sono tantissimi alloggi popolari rispetto ad altri municipi della città, però ne abbiamo alcuni. Abbiamo il grande complesso di Via Cesana, Via Palmanova, abbiamo il grande complesso di Via Senter Lembardo, due grandi complessi gestiti in questo momento da MM, quindi
di proprietà del Comune di Milano e gestiti direttamente dal MEM. Ecco, su questi stabili bisogna continuare a lavorare per recuperarli, per dare casa a chi ne ha bisogno. In questi anni sul Municipio 2 sono stati recuperati più di 150 alloggi popolari all'interno di questi condomini. Però c'è un altro tema, cioè le case di proprietà della Regione e oggi gestite da ADER. Su questo, se già il Sindaco Sala si è espresso, tanti altri assessori si sono espressi, noi abbiamo due complessi principali in zona via Padova. Bisognerà lavorare per far sì che il Comune di Milano possa entrare per gestirli, perché come sono gestiti oggi non è assolutamente sostenibile. La ringrazio, devo chiedere al nostro candidato Luca Lepra se vuole giocarsi i jolly. E allora abbiamo così il diritto di replica, un minuto, parliamo sempre di territorio. Allora, mi spiace sottolineare che mi pare di vivere su Marte. Sento i buoni propositi di quello che faremo e ci si dimentica che da 10 anni il centrosinistra è al governo di Milano. Legittimamente, ma è il governo di Milano. Abbiamo realizzato 9 piazze, belle tinture, colorate, e creato, muovendo la mobilità, creato 9 piazze. Ecco, allora quando parlo di denaro, torno serio, mi riferisco che se il Comune di Milano incassa 2 milioni e 4, non è reato che li spenda per il territorio. Nel piano delle opere pubbliche ci sono 1 miliardo di opere pubbliche, puntuali sul Municipio 2 4-5 milioni. Da qua la discrepanza tra quello che si dice che è condivisibile come principio all'attuazione che trova di fronte a una manifesta incapacità un volere programmare nel futuro quello che non si è fatto nel presente e, ahimè, nel recente passato. Il cambiamento sarà anche questo, perché se vogliamo riportare Milano a crescere bisogna dare i contenuti. Vi ringrazio perché si fosse collegato ora, vi ricordo che siamo a metà, abbiamo ancora 2 blocchi da discutere, vogliamo conoscere ora il vostro punto di vista per quanto riguarda il commercio. Parte per ora Locatelli, via al blocco 3 con i suoi 3 minuti. Quando parliamo di commercio, penso che tutti ci immaginiamo come prima cosa il commercio di vicinato, il negozio sotto casa, che sia il bar, il negozio di abbigliamento. Penso che come amministrazione comunale, come si è fatto, bisognerà continuare a valorizzare questo aspetto, cioè il commercio di vicinato, cioè le commercianti che ogni giorno alzano la serranda e con le loro vetrine tengono viva e vissuta una via. La tengono viva, la tengono frequentata e in questo senso la tengono anche sicura. Come comune, come municipio dovremo far sì che il commercio di vicinato sia sempre più conosciuto e sostenuto. Mi viene in mente una cosa, durante la pandemia il Comune di Milano ha messo in campo uno strumento, cioè far conoscere a tutti i cittadini quelli che erano gli esercizi commerciali di vicinato che potevano fare consegna a domicilio. Ecco, speriamo di non dover tornare più in quella situazione in cui non si può uscire di casa, però pensare di far conoscere sempre di più il commercio di vicinato, quelli che sono gli esercizi commerciali al presente all'interno di un quartiere, sia una sfida molto importante che anche come municipio possiamo cogliere. In quest'ultimo periodo in cui le persone hanno scoperto sempre di più la vita all'interno del quartiere, molti cittadini si sono resi conto di quante attività commerciali ci sono. Farle conoscere è una sfida che il municipio può prendere, può raccogliere, e sicuramente sarà un tema, così come sarà un tema lavorare insieme alle associazioni di categoria che ci sono. Ci sono diverse associazioni di commercianti presenti sul nostro territorio, alcune presenti da più tempo, altre invece di più recente realizzazione. Lavorare con loro per realizzare iniziative commerciali, iniziative a loro favore, ma che siano anche a favore della cittadinanza, perché il commercio di vicinato ha questo potere, cioè di rendere viva una comunità. Quindi lavorare su questo per realizzare feste di via è una cosa che il municipio, secondo me, dovrà fare ancora più di quello che si è fatto in questi anni. In questi anni, dal mio punto di vista, non si è fatto molto in questa direzione. E un altro aspetto su cui dover lavorare è quello della collaborazione con le associazioni di categoria per fare anche, per esempio, percorsi di formazione. Ci sono tanti esercizi commerciali che non riescono a stare al passo con le nuove tecnologie, con la nuova imprenditoria. Pensare come municipio di realizzare degli sportelli o dei corsi
per rivolgersi a questi esercizi commerciali o a persone che fanno impresa, quindi piccoli imprenditori del nostro territorio, per cercare di stare sempre più al passo e non rischiare di scomparire, perché purtroppo ci sono alcune attività commerciali, alcune piccole imprese che non riescono a stare al passo coi tempi. Su questo il municipio deve fare la sua parte. La ringrazio, giusto in tempo per il suono del gong. Allora conosciamo il punto di vista del nostro altro candidato, Luca Lepore. Grazie, io parlando di commercio non posso associare anche l'artigianato. Bisogna riconoscere che in questi anni di lockdown i commercianti e gli artigiani hanno combattuto per salvaguardare la propria attività, la propria famiglia, il proprio reddito, e non possiamo non vedere che alcune saracinesche, anche nella nostra Milano, la capitale finanziaria d'Italia, si sono comunque abbassate. Stride parlare di essere vicini ai commercianti quando ad esempio il mercato comunale di Gorla, che è uno spazio pubblico comunale che veniva dato a prezzi calmerati per le attività commerciali, mi ricordo fruttivendoli, negozi alimentari, sostanzialmente basso prezzo, basso costo per tenere i prezzi competitivi e bassi per i residenti e dare l'attività a chi magari non ha le capacità economiche di aprire un'impresa nel privato dove i costi sono superiori. È chiuso, abbandonato. Progetto di qualificazione perso nel nulla, naufragato nel grande progetto di Reinventing City. Allora bisogna essere pratici e concreti. Ritengo che il negozio di vicinato abbia una grandissima funzione sociale, soprattutto sulla popolazione anziana, che ha un modo anche di interagire e di parlare e non semplicemente di avere un aiuto e essere ascoltato, ma bisogna avere concretezza. Io individuo due azioni. La prima, creare una convenzione, perché noi possiamo essere regolatori, non possiamo intervenire nel libero mercato del commercio e dell'artigianato, ma una convenzione per la valorizzazione delle eccellenze che nel nostro municipio sono presenti, quindi attraverso le associazioni di categoria che sono comunque presenti, trovare il modo di convenzionare, fidelizzare e aiutare le imprese commerciali e artigianali ad essere competitivi rispetto alla grande distribuzione organizzata, che la fa un po' da padrone. E una seconda misura molto concreta che nella mia esperienza di amministratore ho avuto modo di fare parecchi anni fa, qualche anno più del buon Simone Locatelli, ma può essere uno stimolo, l'idea di realizzare e richiedere la realizzazione di un DUC, Distretto Urbano del Commercio, perché no, allargato all'artigianato, e cioè avere delle risorse per dare un'identità, un sostegno economico per rendere più appetibile i nostri quartieri. Faccio l'esempio, la nuova moda è Nolo, Nord Loreto, ha il nome, che bello, mettiamo dei contenuti. Magari semplicemente togliere delle vetrine, le saracinesche che nascondono i negozi, aiutando economicamente le attività, sostituirle con vetrine in cristallo, antisfondamento, ma che rendono più viva la via, facciamo non soltanto un aiuto alle attività commerciali, ma mettiamo illuminazione, sicurezza e rendiamo più bello il vivere il quartiere. Azioni concrete, risorse che sono a disposizione e che il municipio può mettere in regia. La ringrazio, allora devo chiedere a Locatelli se vuole usare il bonus. Un minuto, le ricordo, e parte il tempo da ora. Sì, mi riallaccio a quello che diceva appunto Luca Lepore, cioè lo strumento del DUC. Nel nostro municipio ci sono i DUC che sono attivi, ce n'è uno particolare in Napo Torriani, quindi zona Repubblica, stazione centrale. Ecco, i DUC però sono gestiti sì dal comune ma anche dalla regione Lombardia. Non lo dico per fare lo scaricabarile, però se questo strumento vogliamo che funzioni deve essere sostenuto da tutte e due le istituzioni. Negli anni recenti posso dire che da parte di Regione Lombardia non c'è stato un adeguato riconoscimento anche a livello di sovvenzionamento economico per realizzare delle attività all'interno del DUC, e questo è un peccato, perché invece sono uno strumento molto importante. Si è anche tentato di far nascere un DUC proprio tra via Padova e Nolo in questi anni, ma per farlo nascere non basta l'intento dell'amministrazione, ci deve essere anche la volontà da parte dei commercianti. Questa purtroppo non è andata a buon fine. Tempo scaduto, perfettamente nei tempi. Devo chiedere, vuole utilizzare ora il bonus? Lo teniamo per dopo.
Allora andiamo avanti, mandiamo la grafica e scopriamo insieme il quarto tema. Allora, parliamo insieme di ripartenza. Abbiamo dato dei suggerimenti, possiamo declinarlo come tessuto sociale, progetti futuri. A voi la parola, partiamo però da Luca Lepore con i suoi 3 minuti. Ma ripartenza è un concetto un po' particolare, nel senso che viene da legarlo, affinarlo al lockdown, ma credo che Milano sia sempre stata in movimento. Il problema non è ripartire, è dove vuole andare, dove la vogliamo mandare, come gli amministratori intendono sostanzialmente ricucire il tessuto urbano in un'ottica, una prospettiva competitiva nel futuro. Io non posso non pensare immediatamente a un'opportunità che Milano ha. In questo caso mi riferisco all'accordo quadro sugli scali ferroviari sottoscritto dal Comune, Regione, Ferrovie dello Stato, che nel nostro territorio riguarda per 73.000 metri quadri lo scalo Greco Pirelli. Io non guardo negativo se il Comune e la Regione collaborano, le istituzioni lo debbono fare, non mi sento assolutamente a disagio, anzi è uno stimolo secondo me se voci diverse si confrontano su questioni concrete. Non posso però non rimarcare due fatti che secondo me sono significativi. Porto questo come esempio. L'accordo degli scali prevede che il 65% delle aree siano verdi, però si può spostare il verde dove si vuole. Quindi nel Garibaldi Repubblica in centro avremo un bel parco, mentre a Greco Pirelli su 73.000 metri quadri il 90% sarà grigio col cemento. Cioè viene realizzata costruzione, consumo di suolo. Ecco, questa ritengo sia un'occasione persa, al di là dell'importanza dell'investimento che va a sostenere la necessità di studentato con l'università bicocca che lì accanto, però un'occasione persa di fare una politica green dando al terreno la connotazione dell'erba e degli alberi veri. A volte si mettono in verticale gli alberi quando basterebbe in orizzontale, costa meno anche la gestione e la manutenzione, realizzare un approccio diverso, una politica ambientale seria. L'ultimo appello è: per ripartire servono le risorse. Ho parlato di risorse economiche, serve di confronto, case popolari. Mi piacerebbe che il municipio, visto che le case le hanno sia il comune MM che Regione con l'ALER, possa avere uno sportello per la gestione delle necessità degli inquilini, perché l'assemblea di prossimità, istituzione più vicina ai cittadini, deve essere spettatore oppure segnalare le malfunzionamenti da una parte o dall'altra. C'è un'esigenza nel territorio, gestiamola a livello di sportello. Ultimo impegno è che il municipio non si convochi solo nella sede istituzionale ma nei territori. Quindi una volta al mese mi auspico che il municipio si riunisca nei singoli quartieri, Greco, Turro, Precotto, Quartiere Adriano, per discutere con i cittadini di cosa serve e che cosa l'amministrazione centrale insieme al municipio possono fare per rendere più gradevole, bello, vivibile il proprio quartiere. La ringrazio, ci apprestiamo a concludere il nostro quarto e ultimo blocco, la parola a Locatelli. Grazie. Parliamo di ripartenza e penso che uno dei punti da cui dover ripartire è quello dell'associazionismo e della vitalità dei quartieri. Parlo di Città a 15 minuti. Città a 15 minuti è un impegno che l'amministrazione comunale si è data, un obiettivo, cioè quello di realizzare veramente una città che non abbia un solo centro e poi tante periferie, ma una città che sappia valorizzare i quartieri che sono frutto di vecchi comuni poi inglobati all'interno della città di Milano, che sono quartieri di nuova costruzione, e lì far sì che le persone possano trovare i servizi, possano trovare lo spazio pubblico, possano avere la loro scuola. Abbiamo in quartiere Adriano finalmente dopo decenni realizzato la scuola media, quindi un altro obiettivo in questa direzione. Per farlo bisogna valorizzare quelle che sono le energie del territorio. Milano da questo punto di vista è una città ricca, lo è sempre stata e sono convinto che lo sarà ancora di più. Però penso che in questo, quando il municipio decide di realizzare delle iniziative, è bene che queste iniziative vedano coinvolte e partecipi le realtà di territorio, cioè quelle realtà fatte di persone che il quartiere lo vivono, lo conoscono, ci lavorano da tempo.
E questo in questi 5 anni non è stato fatto. Abbiamo esempi di feste di municipio in cui le realtà di territorio non sono state coinvolte. Questo è un peccato, perché se vogliamo ripartire, dobbiamo ripartire tutti insieme con le energie di tutti. Penso anche che se vogliamo ripartire, dobbiamo ripensare una città, oltre che a 15 minuti, anche una città più a misura di bambini, di ragazzi. E quindi penso alla necessità di lavorare, come dicevo, sul tema della scuola, ma lavorando anche sull'idea di scuole aperte, cioè far sì che questi luoghi in orario extrascolastico possano essere utilizzati da tutti, dalle associazioni del territorio, per esempio. Ma penso anche alla necessità di investire tanto sullo sport. Milano tra 5 anni ospiterà le Olimpiadi invernali e penso che in questi anni debba veramente lavorare per valorizzare lo sport di base, realizzando anche impianti sportivi all'aperto, cioè luoghi in cui le persone possono andare e fare fitness piuttosto che pratica sportiva all'aperto, perché lo sport ha un valore sociale e questo deve essere valorizzato nell'idea di ripartenza di una città che decide di ripartire valorizzando alcuni aspetti. C'è un altro tema, prima parlavamo di città a 15 minuti, l'amministrazione comunale ha deciso di investire sull'idea di near working, cioè la possibilità per i dipendenti comunali di non andare a lavorare solo nella sede centrale, ma di poter utilizzare alcune delle sedi decentrate del proprio territorio. La sede di Viale Zaracendo, cioè la sede del Municipio 2, è uno dei luoghi che è stato individuato con questo scopo. E questo serve anche a valorizzare le realtà commerciali del territorio. Quindi se vogliamo ripartire, dobbiamo ripartire dalla città a 15 minuti. La ringrazio, adesso abbiamo un ultimo bonus, se vuole utilizzarlo ora, il nostro candidato Lepore. Esauriamo, esauriamo così le risorse. Esauriamo le risorse di tempo. Sento parlare di città a 15 minuti, molto bello, tra l'altro un concetto trapiantato, non autoctono, con di Milano. Ma con che coraggio si parla di città a 15 minuti quando in 10 anni non abbiamo risolto alcune questioni molto semplici? Non basta la volontà, ci vuole il pragmatismo e la concretezza che Milano ha e che merita, con una classe politica che deve essere adeguata. Vogliamo valorizzare gli impianti sportivi? Ma le convenzioni degli impianti sportivi? Il Comune affida gli impianti sportivi così come sono e chi firma la convenzione è responsabile di eventuali abusi che sugli impianti ci sono. Peccato che gli abusi, chi li può aver fatti? Il Comune, che è il proprietario degli... Allora, noi mettiamo purtroppo la burocrazia che va a declinare quella che è l'attività. Quindi parlare di 15 minuti è un concetto che io condivido, ma serve a monte una preparazione della pubblica amministrazione, una sburocratizzazione per raggiungere gli obiettivi che oggi non vedo, che in 10 anni non ho visto. Vi ringrazio e ringrazio entrambi perché la nostra puntata si conclude qui, quindi abbiamo avuto oggi ospiti i candidati alla presidenza del Municipio 2, Simone Locatelli e Luca Lepore. Abbiamo avuto modo di conoscervi un po' più a fondo, guardare quelli che sono stati i vostri punti di vista e quindi in bocca al lupo, vi direi. Viva il lupo. Grazie, viva il lupo. Buona serata a tutti. Buona serata, buona serata a tutti, anche voi che ci seguite. Io vi invito a seguire ancora la nostra programmazione, dopo di me Cartellino Rosa. Buona serata.